terzo successo consecutivo per il Trastevere di mister Bernardini. Allo Stadium i padroni di casa si impongono per 3-0 sul Villalba grazie ai fermi di Bay e Prosperini, quest'ultimo autore di una doppietta con un gol per tempo. Il primo squillo del match arriva dopo 10 minuti di gioco. Sogamosto si libera di due avversari con una bella giocata prima di lasciare partire il destro a distanza e non impensierisce l'estremo difensore ospite. Numero 11 Trasteverino, ispirato in questa parte di gara. Al 16esimo infatti riesce ad entrare in area di rigore provando in seguito il diagonale, disinnescato da un rettivo Faraglia. Padroni di casa, che tenta di scardinare la difesa di Burtina con delle conclusioni da fuori area. Dopo Sogamosto, questa volta Di Rauso approda il raso terra da lontano. Tentativo il numero 6 che si perde sul fondo. Decisamente più fortunata la conclusione di Prosperini, ricevuta palla al limite dell'area. Il numero 7 Granata scaglia un sinistro velenosissimo e sorprende il portiere avversario, terminando la sua corsa sotto la traversa. Subito lo svantaggio, gli ospiti si fanno vedere per la prima volta le partite da Damo al 25esimo, quando Di Marco arriva al tiro, bloccato dal portiere. Dopo un primo tempo giocato al piccolo trotto, nella ripresa il Trastevere aumenta i giri del proprio motore, sfiorando immediatamente il raddoppio con l'incornata di Dorazio. Passano meno di due minuti e i padroni di casa si rendono ancora pericolosi grazie al destro a distanza scagliato da Di Rauso, di poco al lato della porta difesa da Faraglia. Al 12esimo, Prosperini gioca bene di sponda dando la possibilità a Perugini di calciare da buona posizione. Il suo tentativo però si perde sul fondo. Secondo gol di giornata casalingo che arriva infine al 18esimo con Bai, abile nel girarsi velocemente spalle alla porta e a fulminare il portiere rosso blu con un sinistro chirurgico verso il palo lontano. Match definitivamente chiuso pochi istanti più tardi. Prosperini riesce a superare Faraglia con un tiro raso terra salvato sulla riga da un difensore dell'Alba. L'esterno di Bernardini però è più lesto di tutti ad avventarsi sulla respinta, singlando la sua personalissima doppietta. Per il triplice fischio, l'estremo difensore ospite effettua una super parata sul sinistro a botta sicura di Bai, evitando così un passivo ancora più pesante per la sua squadra. Dopo 3 minuti di recupero, l'arbitro sancisce il termine del match. Granate che mantengono la prima posizione in classifica. Bravi!